abitante tipico di Mutonia è pazzo. Mutonia è tante cose. Possiamo essere definiti un campo artistico, un ecovillaggio, una famiglia di artisti che in qualsiasi altro modo non ci saremmo mai incontrati. Qua ci abitano 30 persone, cioè è un parco inclusivo dove possono venire tutti. Queste sì, sono tutte opere d'arte. Quelli erano dei camion che hanno portato qua da Berlino. Questi sono qua proprio dai primi giorni. Ah, qua le cose prendono una seconda vita. Diamo ai rifiuti una seconda possibilità. È il Camionhenge. È preso il nome da Stonehenge, però con l'aggiunta di un paio di camion. Sto facendo delle piume che sono un'installazione per il periodo natalizio. Mi è stato chiesto di fare qualcosa in un molino. Sono più espressioni artistiche che artigianali, però la lavorazione per arrivare a produrre una scultura è altamente artigianale, molto specializzata. Tutte, insomma, le costruzioni sono con materiali di seconda vita, che è è la nostra posizione materiale rispetto alla società del consumismo. La società capitalistica produce disastri a livello ecologico, a livello sociale. Questa è la mia casa che ho costruito nei anni, un po' materiale di recupero che ho trovato in giro. Questa è la cucina. Questo pezzo era un vagone del circo. Stufa legna fatto con un cambio di un camion Fiat. Si scalda tutta la casa. Il bagno che io ho usato la porta di un vecchio cabina telefonica degli anni 70 che ho trovato qualche parte. I cassetti sono fatti con la cassa di Telecom e l'ho tagliato, modificato e l'ho fatto diventare armadio o cassetti. Letto l'ho fatto 17 Fiat, non mi ricordo il modello, però questo ponte, ogni ponte che ho usato vuol dire che una macchina era morta. Un ponte della sospensione. E qui avevo soldato tutti quattro pezzi insieme. Vado a ricercare i materiali. C'è un paese, Gambetta, la vicina, dove si trova tutto. Una volta era più facile, ora con tutte le leggi, tutte le regole, è difficile entrare in depositi. Toys West Company nasce a Londra nell'86-87, ha raccolto queste energie, queste esperienze di persone che vengono comunque da un ambiente punk, anarcho-punk. L'estetica è ispirata, era ispirata originariamente ai fumetti 2000 AD. In Inghilterra ci fu il Traveller's Act della Thatcher che mise un po' fuori legge i travelers, le situazioni viaggianti, di spettacolo viaggiante. Il Festival dei Teatri di Sant'Arcangelo invitò la compagnia a fare una performance qui. La sindachessa di allora invitò il gruppo a mettersi temporaneamente in quella cava laggiù al fiume. È diventato un temporaneamente che è tuttora qui. Si tratta di persone che, particolarmente all'inizio, ma tuttora, vivevano da punk all'esterno di quella che è la società precostituita, organizzando magari delle venue, dei parties, delle situazioni in luoghi abbandonati, cose di questo genere, rimarcando, se si vuole, anche
diciamo, un dissenso rispetto appunto a quella che è la società consumistica. Diciamo che siamo la terza generazione di mutoi da Mutonia. Abbiamo dei bimbi qui che hanno avuto i nonni qui. Sono arrivato qua quando avevo, dai, 9-10 mesi. Molte persone mi chiedono come faccio a vivere in un camper o in uno stile di vita come questo. Semplicemente dico, non conosco altro. Crescendo di fianco a tutti questi robot e tutte le sculture meccaniche, è stato divertente. Non lascerei mai questo posto perché non farei mai a meno della comunità. Ho provato a fare la vita normale per un paio d'anni, però abbastanza noioso, ve lo dico. Vegli, vai a lavoro, torni a casa, mangi di nuovo, vai a dormire, poi tutto un repeat. Qui invece o ti svegli da solo o c'è un vicino che ti sveglia per chiederti di fare un lavoro. Questo l'ho fatto quando ho abitato a Londra nel 93. Stavo in un squat e tutto il materiale l'ho trovato, quasi tutto il materiale l'ho trovato dentro il squat. Questi erano pezzi di armadio o qualcosa. Sentivo un gabbia. La cosa più bella di vivere un posto così, soprattutto, è il spazio. Il spazio e la libertà di fare quello che vuoi in quello spazio. Io non posso immaginare un'altra vita. Io non potevo mai tornare a vivere in una casa. Vivere in questo modo dove devi fare tutto da solo è per me è perfetto. È quello che era il mio sogno da piccolo. Questo è Dizzy, lui è fatto con un motore di Volkswagen Golf, diesel, 1006. Questo tipo di bestie sono ispirate dai giocattoli Zoid. Erano questi piccoli giocattoli di plastica con un motore che e poi camminava. Le macchine non durano solo 5 anni, è assurdo. Esiste già abbastanza macchine nel mondo per tutti, esistono abbastanza telefonini, computer per tutti nel mondo, non c'è bisogno di continuare a costruire le cose e soprattutto di costruire le cose che sono usi getti o hanno una vita di 2-3 anni, dovrebbe essere legale, non è, è assurdo.